Noi si parte. Vieni con noi? Magari. Notare il nostro bagaglio super minimale. Io ho solo il mio zaino fotografico stracarico. Direzione Malpensa, siamo arrivati a Cadorna. Ragazzi, siamo arrivati sul treno per andare a Malpensa. È veramente arrivato il momento di lasciare l'Italia e riprendere il nostro viaggio. Con solo due zainetti. Vediamo la situazione dell'aeroporto di Malpensa, quanta gente c'è, non abbiamo idea di quanta gente troveremo sull'aereo. La cosa particolare è che per spendere il meno possibile non abbiamo pagato per scegliere noi i posti, ci siamo andati random, separati, siamo lontanissimi l'uno dall'altro. Al momento abbastanza vuoto. Ragazzi, siamo in anticipo, ci facciamo un caffè italiano, non turco. No priority. Priority. Naturalmente noi no priority. Allora, ce l'abbiamo fatta, ci ha cambiato i posti, è stata anche abbastanza gentile. Controllo bagagli passato. Ad un'ora della partenza non c'è ancora il nostro gate. Mannaggia. Quindi finché non sappiamo dove dobbiamo andare, mi metterò qui a lavorare. Vamos. Queste ce le portiamo in viaggio. Il nostro aereo. Ci siamo. Si parte. Ragazzi, in questo caso non aspettiamo che ci diano niente da mangiare, quindi non potrò testare la cucina dell'aereo. Siamo riusciti a fare questo volo con 30 euro, quindi veramente minimali, minimali. Però stiamo partendo! Qui e qui non abbiamo nessuno e per le leggi del paese in cui stiamo andando non rischiamo di venire messi in quarantena perché qualcuno attorno a noi è risultato positivo al test. Cioè, non c'è proprio nessuno. Ragazzi, è vuoto. And one more. Mm-hmm. Okay, you can go this way and one little advice. Upstairs you cannot make a photo on or video. Ok. Oh, ragazzi, siamo usciti, ci hanno tamponato. Mi viene un po' da piangere, però è stato bravo. Bello questo murales. Siamo arrivati. Quarto d'ora che camminiamo, raga, non si esce mai. Panino al salame. Eccolo! Ciao, ragazzi. Ci sono venuti a prendere, adesso così magari lo riconoscete. Ciao, benvenuto a Mexico! Siamo arrivati, ragazzi. Guardate cosa ci aspetta là in fondo. Ciao, cara. Ciao. Abbiamo della roba da asciugare qua, eh. Ciao! Ciao ragazzi, ben arrivati!
siamo arrivati a salvare Gigi. Cominciamo a salire come passeggeri. Eccoci. Ciao. Punti da andare a visitare. Ragazzi, che emozione, trasportato su un camion in Islanda. Ragazzi, che bel fresco. Comunque, siamo arrivati qui perché i nostri amici questa notte dormono in questo albergo e ci lasceranno il camion con cui noi andremo in giro per il prossimo mese prima di tornare in Messico. Questa era la sorpresa che volevamo farvi. Stiamo facendo un debriefing. Vediamo, dove ci consigli di andare? Prendi la 901 che si chiama, che poi si chiama 905, 910 e arrivi al Drekki. Drekki, c'è il campeggio. Assaggiamo subito la specialità islandese. Girala, che magari è più bella. Cotta, no, su ranocchio. Mica tanto. Sei molto bruciata. È piccola, minchia. Buona! Ragazzi, i nostri amici sono appena andati via. Abbiamo cenato tutti assieme. Abbiamo fatto una festicciola qui per sancire la fine del loro viaggio e l'inizio del nostro. Lucia sta rifacendo i letti. Dobbiamo ancora un po' sistemare, perché qui dormiamo le bambine, quindi sistemeremo la spondina. A noi non serve, però devo essere sincero, mi sento già un po' più a casa in questo camper. Rispetto che il camperozzo. Rispetto ai camperozzo mi sento già un po' più a casa. Buongiorno ragazzi, benvenuti in Islanda. Siamo rimasti nel parcheggio dell'hotel alla fine perché abbiamo fatto un po' tardi ieri sera. Quindi questo sarà il nostro primo giorno su ranocchio. Però, per come funzionano le regole qui in Islanda, dovremo stare qualche giorno in quarantena aspettando l'esito del test. Che aria di casa queste finestre. La prima cosa da fare è capire dov'è la caffettiera. Forse ho esagerato ad aprire le finestre. Se ho capito bene, questa è la temperatura esterna, sono 14 gradi. Dentro ce ne sono 19. Oggi caffè con la moca, ragazzi. Inauguriamo ranocchio con un caffè italiano. Bene ragazzi, è arrivato il momento di partire. La prima cosa che vogliamo fare è spostarci verso il campeggio dove vogliamo passare i primi giorni di quarantena obbligatori. Dove si va? Allora, accensione. Però c'è il cartellino che ti dice quanto sei alto, eh? Quello mi sembra importante. Ottimo, buono a sapersi. Sai guidarlo? Lo vediamo. Siamo usciti dalla zona dell'aeroporto e stiamo percorrendo i primi chilometri, prime rotonde islandesi. Laggiù ci sono anche dei soffioni. Ragazzi, ci fermiamo subito un attimo per guardare un attimo la mappa per capire che strada possiamo fare, se nel nostro percorso possiamo metterci qualche highlights, ma anche per guardare un attimo da qua fuori perché è una roba pazzesca. Guardate cosa c'è qua davanti, e lì c'è pure una grotta, e io adesso vado a vedere. Ragazzi, tanto la temperatura è sempre fresca. Cioè, guardate che spettacolo, mappa super dettagliata per capire bene dove siamo e dove siamo. Grindavik, siamo passati adesso da Grindavik, saremo da qualche parte in questa zona. Cioè, pazzesco, si può andare giù a vedere. Io vado. Pieno di moscerini. C'è una caverna, ragazzi. La nostra prima caverna islandese. Che colori. È tutto straumido, ragazzi. Wow. Cioè, ma là sotto c'è un'altra di grotta ancora più. Dove si va di qua? Guarda che roba.
è chiuso, sennò tenterei anche l'esplorazione, ma non si va oltre. Ammazza! Si preannuncia una grande avventura. Ed eccolo qui, il nostro ranocchio. Che è quella roba lì? È una scatola, non capisco se è monnezza o qualcuno che ha lasciato della roba. Un fungo! You're calling, I'm falling, don't know what it is you do to me, yeah, where you go, I follow, let's go out and dance the night away, going like one, two, Grindavik, no, per le pronunce ragazzi prendete quello che arriva, perché non ho proprio idea, ma ancora non ho sentito parlare un islandese, quindi dobbiamo aver modo di capire un po' che accento dare questa nostra pronuncia. Siamo arrivati alla fine dell'isola. La chiesetta e i cavalli dietro. Ecco i cavallini. Oh, le pecore! Che belline! Lanosissime queste pecore! Ci è appena arrivato sul cellulare il risultato del test che abbiamo fatto ieri in aeroporto e c'è scritto che non hanno riscontrato il Covid-19. Sì! Quindi adesso dobbiamo aspettare 4 giorni, dopodiché dovremo fare un altro test e poi ci potremo muovere più liberamente. Però quello è un vulcanetto. Non si può accendere. Ah no, non si può andare fuori strada. Andare fuori strada. Ragazzi, come avete capito, ce la prendiamo abbastanza comoda perché non è che abbiamo molta fretta di arrivare in un'area sosta. Tra l'altro abbiamo capito essere l'unico campeggio gratuito di tutta l'Islanda dove passare qualche giorno di quarantena, quindi ce la prendiamo con calma. Ragazzi, che fiumiciattolo! Vedi, io voglio capire cosa sono quelle piantine con il ciuffetto bianco sopra. Quello è fango, ci rimani. Lì è tutto fango. Ah. Sono ciuffetti lanosi. Ragazzi, che spazi infiniti. Magnifico. Vamos! Hot Springs. Noi siamo qua, Grisuvik. Eruzioni, sorgenti calde. Dice di stare sul percorso. Ti puoi anche pulire i piedi. Guardate il nostro pianeta che vive. Cioè là c'è un ribollio pazzesco. Un odore di zolfo fortissimo. Però qua si sta bene, fa più caldo. Cioè sembra di essere davanti a una caffettiera. Dei piccolissimi fori da cui esce questo vapore. Come vedete ragazzi, il sentiero è ben marcato, eh? Ci sono le corde, non si può andare lì.
Da qua si vede anche il lago dove andremo dopo. Ragazzi, vi dirò che con questo freschino mi viene da farlo un po' sportivo per scaldarmi, perché è freddo. E qua dove si passa? Sempre più bello. Quest'acqua non è tanto calda. Di sto buco non si vede il fondo, ragazzi. Dove porterà? Al centro della terra. Torniamo da Ranocchio e riprendiamo la strada. Ragazzi, è arrivato anche a me il messaggio. Non sono stato diagnosticato col Covid. Tanta roba. I've been going through changes. Rough and dark at night. Though life rearranges, I'll be alright. Oh, cosa vuoi di più? Non penso sia una rotonda trafficata. Direi che ci possiamo fermare per il primo pranzo in Islanda. Fai la mano. Allora, questa sera noi dobbiamo andare a Strandarkirkja. Non è proprio lontanissimo rispetto a dove siamo noi adesso, ovvero qui. Però credo che ci divertiremo a fare un giro un po' così, insomma, non è che ci dobbiamo andare in linea retta. Primo pranzo, cosa ci facciamo da mangiare? Cosa? Vediamo cosa ci hanno lasciato i nostri amici. E poi ci sarebbe anche un po' di insalata. Vamos! Cominciamo a preparare la tavola. Guardate che vista dal nostro ristorante. Tanta roba, eh? Anche di qua la vista non è niente male. Pasta tac. Primo pranzo frugale, per poi sistemarci per bene questa sera e capire come muoversi in questo mese. Non sporchiamo altri piatti. Ma volevo farvi vedere questa cosa. I nostri amici ci hanno lasciato anche il salame italiano. Che vuol dire ansoia og glutens? Comunque è fatto in Islanda. E se no, per rimanere in tema di viaggi, anche il chorizo c'è, però anche questo è fatto in Islanda. Sembriamo abbastanza dritti. Va bene, aggiudicato. Poi mi farò un giro anche per studiare un pochettino il camion e conoscerlo un po' meglio. Trying to get your attention. You make me nervous.